Ha perfettamente senso. Fisk diventa Kingpin eliminando tutti i rivali con la sua task force anticrimine. E il pubblico lo ringrazia. Poi compila qualche bell'assegno e tutti si voltano dall'altra parte. Ma non è solo la task force. Anch'io ho eliminato i suoi nemici. E quello che mi ha indirizzato verso di loro è Kraven. Non gliela faccio passare. Mi servono più informazioni su Fisk. E ho un vecchio amico a cui posso chiederle. Harry ne saprà più di chiunque altro su Fisk. Tutto mio! È l'ultima volta che mangio una marinara prima di mettere la maschera. Deve essere quello, Spider-Man. Che tipo bizzarro. Come faccio a resistere? Adesso si ragiona. Harry ha lavorato a stretto contatto con Fisk. Forse sa qualcosa su di lui. Tutto mio! Mi serve un trasporto alternativo.
mio giorno fortunato. Posso spuntarla dalla lista. Sì! Devo esplorare l'area e vedere se rilevo qualcosa. Fisk è un uomo riservato. Harry è il suo partner con la task force. Magari sa qualcosa di utile. Non c'è tempo. Devo lanciarla in acqua. Sei un terrorista, come fai a colpire la tua città? Non riveli il tuo nome e il tuo volto e fai in modo che la gente si abitui a vederti. Poi... Ha segnalato un disturbo alla quiete nel suo parcheggio. Ti faccio vedere io chi ha paura. Non è colpa mia se avevi paura. Oggi ho imparato una lezione. Prendere a calci i cattivi è divertente. Avanti, vediamo cosa sai fare. Battuti di più forte. Boom! Ero carico! Ehi, criminale privo di... Sono quasi morto. Di noia. Mo
volti dei criminali catturati da Spider-Man. Peter, ho visto una tua foto sul Daily Bugle. Sono così fiera di te. Ora, se solo quel Jameson ti pagasse come si deve. Ha le braccine corte, quello. Ha perfettamente senso. Fisk diventa Kingpin eliminando tutti i rivali con la sua task force anticrimine. E il pubblico lo ringrazia. Poi compila qualche bella assegna e tutti si voltano dall'altra parte. Ma non è solo la task force. Anch'io ho eliminato i suoi nemici. E quello che mi ha indirizzato verso di loro è Kraven. Non gliela faccio passare. Mi servono più informazioni su Fisk. E ho un vecchio amico a cui posso chiederle. Resistere. Harry ne saprà più di chiunque altro su Fisk. Tutto mio. Una bomba! Se riesco ad avvicinarmi alla bomba, forse avrò una percezione.
La bomba è una trappola. Devo lanciarla nel fiume. Datti una mossa, Spider-Man. Già mi vedo il Daily Bugle. Spider-Man, pirata ambientale. Gli esperti dicono che l'ordigno era una trappola. Spider-Man ha salvato le vite dei civili, ma anche degli artificieri. Harry ha lavorato a stretto contatto con Fisk. Forse sa qualcosa su di lui. Sto allontanando troppo dall'azione. È un uomo riservato, ma Harry è il suo partner con la task force. Magari sa qualcosa di utile. Devo rendermi presentabile. Wow. Tutti sanno che Fisk è corrotto. Ma vuoi dirmi che si sta preparando a diventare il signore del crimine di New York? È quello che ho sentito. Sto lavorando con Whitney Chang su un articolo e le servono prove. Tu sei la persona più vicina a Fisk. Non proprio. Non parla dei suoi affari. Però, da investitore, ho accesso ai movimenti finanziari della task force. Oh. Ok. È uscito uno degli indirizzi che mi hai dato. Grandi somme a un consulente della security. Fisk prende tutte le decisioni sul personale. È lui che ha assunto questo Kravinov. Ma fa figurare che sia la Oscorp a pagarlo. Vuole sbarazzarsi di me. Benvenuto nel club. Stai bene? Sì, è solo che mi sono fidato di chi non lo meritava. Avrei dovuto capirlo, ma dopo aver perso mio padre e lo zio Ben, io ho voluto crederci. Cercavi una figura paterna. So che effetto fa.
Mio padre mi ha tagliato fuori dalla sua vita, tutto per salvare la sua. Ha finito col lasciarmi solo la malattia che lo ha ucciso. Harry, mi dispiace. Ma che cos'è? È genetica. Molto rara. Degenerativa. Mio padre ha vissuto più a lungo spendendo una fortuna e cercando una cura. Io non ho tutto quel tempo. Deve esserci una speranza. Terapia genetica. Era il fulcro di tutte le ricerche di mio padre. È per quello che Norman ha cominciato a sperimentare con gli ibridi? Sì. Sì, credeva di poter ottenere la stessa resistenza che hanno gli animali in condizioni simili. I risultati migliori furono con gli studi sui ragni, insieme a tuo padre. Ma tuo padre è sparito, insieme al suo lavoro. La tua task force ha una corazza con inserti medici. Può aiutare? Non è una cura. Ma può dare mobilità a quelli che non si possono muovere da soli. La task force mi ha permesso di migliorarla e di proteggerla dai criminali che volevano rubarla. Ma lavorare con Fisk è stato un errore. Lo sa che sei malato? L'ha scoperto. E ora aspetta solo che io muoia per prendere il controllo della Oscorp. Senti, Pete. Io ci sono già passato. Quando le persone di cui ti fidi ti voltano le spalle, è il momento di affrontare da solo i tuoi problemi. Ma a volte ti serve aiuto. Harry, sai bene che farò quello che posso. Dimmi solo come... Spider-Man. Nessuno conosce l'origine dei suoi poteri. Ma a me sembra che sia l'unico risultato sano della genetica degli ibridi. Tu gli scatti delle foto? Devi avere un modo di raggiungerlo. Wow. Peter, mi serve il sangue di Spider-Man. Sì! È un po' presto per Halloween, no? Biologia, genetica, medicina. Roba tosta per Larry Osborne che ricordo. Thank you.
proprio quel che volevo. Come faccio a resistere? È il mio giorno fortunato. Un negoziante ha segnalato un disturbo alla quiete nel suo parcheggio. Lo vedo. Hai appena detto che il mio amore... Quando ti impegni? Povero Harry. Voglio aiutarti, ma senza dei test il mio sangue potrebbe peggiorare la situazione. Quella maschera non mi fa paura. Questa volta no. Spider schiaffi! Sto provando il mio tormentone. Cosa ne pensi? Avanti, vediamo cosa sai fare. Ok, non è stato uno scontro ad armi pari, ma hai iniziato tu. Sei Se fossi sveglio ne saresti colpito, davvero. Adesso ti sistemo io. Sei veramente scarso. Perché non sono tutti così? Se il mio sangue potesse curare Harry, glielo darei subito. Ma ci vorrebbero tempo e ricerche per scoprirlo. Spider-Man ci ha ricordato ancora una volta che non esistono crimini troppo piccoli per lui. Si vestono sempre da spie. C'è una segnalazione di disturbo alla quiete. Attendete le coordinate. Ultima possibilità. Sputa il rospo o me la paghi. Basta trucchetti. Combattiamo da noi. Do a Harry il mio sangue senza testarlo. Rischio di ucciderlo. O di trasformarlo in un mostro, come Connors. E poi chissà chi potrebbe fare del male. O chi ucciderebbe. La maschera non mi fa paura. A volte va tutto come dovrebbe. Sono quasi morto. Di noia. Le facce felici dei residenti che camminano tranquillamente per le strade ci ricordano perché lo chiamano l'amichevole Spider-Man di quartiere. Yeah.
riesco ad avvicinarmi alla bomba, forse avrò una percezione. Norman Osborn ha vissuto per anni con la malattia. Harry ha tempo, anche se non crede di averne. Prima di dargli il mio sangue, devo accertarmi che sia sicuro, per lui e per tutti gli altri. Povero Harry. Voglio aiutarlo, ma senza dei test il mio sangue potrebbe peggiorare. Situazione. Ragnatela a vuoto! Potesse curare Harry, glielo darei subito. Ma ci vorrebbero tempo e ricerche per scoprirlo. E lui non vuole aspettare. Potrebbe esserci un furto in corso. Attendete le coordinate. Eccolo! È lì! Guardate! Bisogna prendere anche i pesci piccoli. Vediamo cosa sai fare. Ora scappa. Ne ho combattuti di più forti. E voilà! Mi piace buttare via la spazzatura. I residenti della zona hanno ringraziato Spider-Man per il suo servizio alla comunità. È uno di noi, hanno detto.